Nell'ambito dei circuiti che utilizzano le particolari proprietà dell'amplificatore operazionale, in questo video analizziamo il comparatore di tensione, nella sua versione più semplice. In altri video, abbiamo visto l'amplificatore operazionale, utilizzato mediante retroazione negativa. Oltre all'ottenimento della funzione desiderata, la retroazione negativa permette di ridurre l'elevato guadagno, che in caso contrario provocherebbe un facile passaggio in stato di saturazione dell'operazionale. Ricordiamo che la saturazione si ha quando l'uscita raggiunge il massimo valore possibile, rimanendo bloccata se è richiesto ulteriore aumento. In questo esempio, vediamo la tensione di uscita aumentare nel tempo. Raggiunta la saturazione, rimane bloccata, anche se teoricamente è richiesto ulteriore aumento, rappresentato dalla linea tratteggiata. In questo caso, essendo avvenuta per valori positivi, è chiamata saturazione positiva. In un amplificatore operazionale, si può avere anche una saturazione negativa. E veniamo al nostro comparatore di tensione. Viene sfruttata proprio la saturazione, e per questo non è necessario il ricorso alla retroazione negativa. Il guadagno elevato fa sì che, non appena la tensione su un ingresso supera quella dell'altro, il dispositivo va in saturazione. Abbiamo, quindi, due casi possibili. Se la tensione più elevata è quella applicata all'ingresso non invertente, la tensione di uscita risulta in saturazione positiva. Se la tensione più elevata è invece quella applicata all'ingresso invertente, la tensione di uscita risulta in saturazione negativa. Il comparatore ha una semplice funzione. Confronta due tensioni e segnala quale risulta più elevata attraverso uno dei due stati di saturazione. Terminiamo con qualche esempio. Per chiarezza, coloreremo di giallo la tensione applicata all'ingresso invertente, di verde quella applicata all'ingresso non invertente, e di rosso la tensione di uscita. Colleghiamo a massa l'ingresso invertente, in modo che sia il valore 0 di tensione, quello preso come riferimento. Inviamo, invece, un segnale sinusoidale all'ingresso non invertente. Vediamo che tensione otteniamo in uscita. Durante la prima semionda, la sinusoide presenta una tensione con valore maggiore di 0. In uscita otteniamo una saturazione positiva. Con la seconda semionda, la situazione si inverte e si passa istantaneamente alla saturazione negativa. Quindi tutto prosegue allo stesso modo, con i soli due valori di saturazione. Se colleghiamo invece a massa l'ingresso non invertente e inviamo la tensione sinusoidale all'invertente, ovviamente anche gli stati di saturazione si invertono rispetto all'esempio precedente. Se volessimo il confronto con un valore di tensione diverso da 0, basterà inviarlo all'ingresso da utilizzare come riferimento, ad esempio con un generatore. Chiudiamo con una importante considerazione. Abbiamo rappresentato il passaggio tra le due saturazioni, con segmenti perfettamente verticali. Indicano una variazione istantanea, cioè in un tempo nullo. Nella realtà, l'amplificatore operazionale ha un tempo di reazione non nullo. Il passaggio tra le saturazioni non sia in un tempo zero. Qui vediamo come dal momento di inizio variazione al momento di fine variazione passa un tempo piccolo, ma non nullo. La velocità massima di variazione della tensione all'uscita di un operazionale viene espressa da una grandezza chiamata slow rate. Viene espressa in volta al microsecondo.